Riaprirà le sue porte il prossimo 3 dicembre il dormitorio in piazza San Domenico ad Arezzo e resterà aperto sino al prossimo 7 aprile. È evidente che dobbiamo essere parte della partita, di una partita che si gioca in inverno, non si gioca tutto l'anno. È una partita che va ad integrare quelli che sono i servizi veri, cioè quelli che sono i servizi di coesione sociale che questa città da tanti anni offre, ma che si può aggiungere laddove esiste un fattore che è il freddo, che è l'inverno e che può determinare dei momenti veramente di criticità per chi decide di stare fuori di casa, ma anche fuori da alcuni percorsi che invece sono quelli strutturati per poter entrare in percorsi di accoglienza diversi, che sono gli unici che noi riconosciamo come vere risposte di supporto. Questa è una risposta emergenziale che fa rima con civiltà. Sono in tutto 24 i posti letto disponibili, 2 riservati alle donne. I volontari in totale sono circa 80 persone che opereranno alternandosi all'interno della struttura, 20 in più rispetto allo scorso anno. Questo è un bel segnale di rete, di collaborazione e di generosità. E quindi ecco, questo permetterà al volontariato di poter affiancare anche tutti quegli operatori in Caritas che comunque penseranno un po' al coordinamento di questo tipo di servizio, perché il volontariato offrirà la propria disponibilità per il servizio di pulizie del locale e della sorveglianza notturna e della relazione in qualche modo che avranno con le persone che si presenteranno la sera per questo tipo di servizio. Il dormitorio sarà fruibile da tutte le persone maggiorenni senza fissa dimora del territorio. Per accedervi sarà necessario un pass personale con foto che avrà una durata massima di 15 giorni e cui contenuti verranno trasmessi alla questura. A supporto del dormitorio, come sempre, molte realtà associazionistiche del territorio, tra cui la Fraternità Federico Bindi, la Ollus che gestisce il centro diurno di Via Chiassaia. La mattina apriamo, quando chiude il dormitorio, ma comunque apriamo alle 8, e arrivano, possono fare colazione, soprattutto possono fare la doccia. E poi abbiamo anche il servizio di lavanderia, abbiamo 2 lavatrici e un'asciugatrice che permette loro di riutilizzare i loro abiti. Da quest'anno inoltre anche il mondo della giostra del Saracino contribuirà all'assistenza dei più bisognosi. Io personalmente sono 2 anni che lo stavo facendo in maniera privata e quindi sono contento che come rettore Porta del Foro abbia aderito a questo progetto già con 10 volontari che faranno questo servizio.